Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria perché cresce il numero dei deceduti a causa del coronavirus, anche se in Abruzzo non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. Non ci sono nuovi positivi nei 1340 tamponi analizzati nella giornata odierna. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono 3266 casi positivi al Covid-19 che sono stati diagnosticati nei laboratori di Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila. Attualmente 83 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 462, meno 10 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 453 pazienti deceduti. Purtroppo si registra un incremento di 2 unità. Gli ultimi decessi infatti riguardano una 60 di Lanciano e una 84enne di Montesilvano. 2.263 sono i dimessi guariti, più 15 rispetto a ieri, 2.146 le persone che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultate negative a 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo così, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, è di 550 con una diminuzione di 17 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 825 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1533 alla ASL di Pescara e 662 alla ASL di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 86.082 test, di cui 80.148 sono risultati negativi. I bilanci dei comuni provati dalla ripartenza. Con lo slittamento delle imposte, infatti, le entrate nelle casse degli enti locali sono ridotte, mentre tardano ad arrivare i fondi del decreto legge rilancio. Il governo sblocchi i trasferimenti ai comuni. È quel che chiede il sindaco di Pescara, Carlo Masci, unitamente agli altri sindaci abruzzesi. Mentre i comuni nell'ultimo periodo non sono riusciti a fare cassa a causa, per esempio, dello slittamento di alcune imposte, Masci sostiene che la liquidità promessa nella DL rilancio, seppur arrivasse presto, rischia di essere comunque insufficiente. I comuni oggi oggettivamente sono in grande difficoltà perché non hanno incassato nulla rispetto alle tasse comunali e quindi, dopo aver attraversato una crisi sanitaria e dopo aver vissuto una crisi economica, rischiamo una crisi sociale perché i comuni non potranno erogare i servizi che erogavano ed erogano per la cittadinanza. Quindi è importante che ci siano contributi massicci per i comuni affinché il mancato introito per le tasse comunali possa essere sopperito dalla liquidità che può arrivare dallo Stato. Così si possono risolvere i problemi. Nel decreto rilancio ci sono 3 miliardi per i comuni, sono assolutamente insufficienti perché servirebbero almeno 8 miliardi, questa è la cifra che è stata richiesta dall'ANCI e questa è la cifra che è stata portata con diversi emendamenti che io mi auguro possano essere approvati perché oggi i comuni hanno delle carenze di liquidità che portano ad anticipazioni di cassa notevole. Il comune di Pescara al 30 giugno avrà un'anticipazione di cassa di oltre 30 milioni di euro. Quindi fino ad oggi possiamo dire che quelle misure volte al sostegno di attività e famiglie sono tutte a carico del comune. Il comune è intervenuto, ma è intervenuto facendo anticipazione di cassa perché le risorse non sono entrate, quindi io mi auguro che queste risorse dallo Stato arrivino, ma non parlo per il comune di Pescara, io parlo a nome di tutti i comuni italiani, in particolare di quelli abruzzesi. La giunta regionale ieri ha deliberato i parametri che servono a far scorrere la graduatoria del bonus famiglia, rifinanziato con il Cura Abruzzo 2. Il presidente della regione, Marco Marsiglio, si appella al governo affinché le misure di aiuto sul piano sociale siano più celeri. Abbiamo deliberato anche l'entità del contributo, determinandolo in 800 euro per le famiglie che hanno due persone a carico.
e con questo, diciamo, stanziamento si esauriva il fondo da 5 milioni. Nel frattempo, proprio perché le domande sono state molte e il livello di bisogno e di nuove povertà è diventato davvero allarmante, con la legge 10 pochi giorni fa il Consiglio regionale ha rifinanziato questo bonus mettendo altri 7 milioni e con delibera di giunta abbiamo distribuito anche sulle restanti categorie, quindi chi ha un figlio a carico, nessun figlio a carico, famiglie monoparentali, tutto il resto di questi fondi. Di fatto noi andiamo a esaurire l'intera graduatoria, quindi chiunque ha manifestato una situazione di bisogno e ha partecipato al bando per il bonus famiglia nei prossimi giorni riceverà il bonifico sul proprio conto corrente, sul conto corrente che ha indicato. Io mi appello al governo perché le misure devono essere prese con spalle molto più larghe di quelle di una gracile regione che non ha possibilità di indebitarsi e quindi per trovare questi fondi abbiamo dovuto anche raschiare il fondo del barile, definanziare altri interventi. Invito il governo a farlo in maniera veloce perché le misure finora annunciate ancora non atterrano, soprattutto non si vedono fondi. Il reddito di emergenza che doveva servire un po' come il bonus famiglie a dare una risposta a chi era rimasto fermo, a chi non ha più uno stipendio che corre, a chi non ha più un'attività che produce reddito, se va bene lo cominceremo a vedere applicato a luglio e per chi, diciamo, è rimasto fermo già dalla prima settimana di marzo, luglio è troppo lontano. E si è tenuto oggi in videoconferenza con il Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro sulla vertenza Honeywell Baumark con la presenza della regione Abruzzo. Dopo i ritardi accumulati per la partenza della reindustrializzazione dello stabilimento di Atessa, la crisi generata dal Covid-19 ha di fatto sospeso tutte le attività sia di ristrutturazione del sito sia della selezione delle lavoratrici e dei lavoratori che dovranno essere reimpiegati. Lo dichiara la FIOM CGL che continua l'azienda. L'azienda, sollecitata dalla FIOM, ha confermato il piano industriale, ma la preoccupazione è sul dilatarsi dei tempi di ripartenza. Infatti la società ha più volte fatto presente che il mercato dell'automotive è sostanzialmente fermo e questo potrebbe incidere sul piano industriale. La FIOM ritiene che si è perso fin troppo tempo e che, pur comprendendo la crisi generata dal Covid e il conseguente blocco delle attività, ora c'è bisogno di accelerare verso la ripartenza anche in relazione alle commesse principali quali Sevel, che in questo momento non stanno vedendo un rallentamento. La FIOM ha sollecitato il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo a trovare una soluzione per sostenere lavoratrici e lavoratori. Gli ammortizzatori sociali, NASPI, è terminata o terminerà a fine mese e c'è quindi bisogno di sincronizzare il piano industriale con le tutele. Vanno quindi messi in campo tutti gli strumenti di politica attiva e passiva attraverso un lavoro comune tra MISE, Ministero del Lavoro, Regione Abruzzo e azienda. Per questo la FIOM solleciterà il Ministero del Lavoro affinché nei prossimi giorni si apra un tavolo di confronto con l'obiettivo di sostenere lavoratrici e lavoratori ex Honeywell di Atessa sui quali non possono ricadere, conclude la FIOM, le colpe di ritardi prima imputabili ai rapporti tra vecchia e nuova gestione e poi alla crisi sanitaria. La stazione ornitologica abruzzese ha depositato nuovi esposti ai carabinieri forestali relativamente ai lavori di costruzione della centrale idroelettrica sul Vomano. Domani, intanto, il comitato VIA regionale si esprimerà sulle presunte difformità e sull'impatto ambientale dei lavori. Si può ridurre un fiume così? È quello che si chiede la stazione ornitologica abruzzese, che mostra le immagini che state vedendo riprese da un drone del letto del fiume Vomano, dove si sta costruendo una centrale idroelettrica. La stazione ornitologica abruzzese il 18 maggio e ieri 9 giugno ha depositato due esposti ai carabinieri forestali rispetto a come vengono condotti i lavori di costruzione della centrale che insiste nel comune di Roseto, interventi che si aggiungono alla segnalazione già inviata dalla SOA il 17 febbraio scorso. La documentazione e le immagini, secondo gli ambientalisti, dimostrerebbero la difformità sostanziale tra i lavori in corso rispetto a quelli progettati ed autorizzati nel 2013. Secondo l'associazione ambientalista, il comitato VIA della regione non prese in considerazione gli impatti ambientali rilevanti sull'ecosistema fluviale. Il tutto, sempre secondo la SOA, mentre la qualità delle acque in quel tratto del fiume Vomano
anche per altre forme di pressione esistenti lungo il fiume, è notevolmente peggiorata. A dirlo i dati dell'Arta, che qualificano il Vomano come scadente, a testimonianza del fatto che il fiume è già oltre la propria capacità di sopportare impatti antropici. La centrale idroelettrica sottrarrebbe una larghissima parte della portata del fiume per 2 chilometri, con ovvie conseguenze su tutti i cicli biologici. Intanto, domani è convocato il Comitato Via della Regione, che dovrà valutare se l'intervento viene realizzato secondo quanto autorizzato e se gli impatti possono essere maggiori rispetto al progetto approvato nel 2013. E oggi ci sono stati temporali con grandinate in varie zone dell'Abruzzo, dall'Alta Valle della Terno fino a Pescara, da Montereale a Montesilvano. Le precipitazioni sono state improvvise ma particolarmente circoscritte, con località distanti pochi chilometri dalle zone interessate dove continuava a splendere il sole. A Pescara, memori di quanto accaduto il 10 luglio di un anno fa, quando la grandine, lo ricorderete, provocò danni e feriti e un nubifragio rese praticamente impraticabili le strade, molti automobilisti si sono precipitati a coprire i veicoli con cartoni per proteggerli. Continua la battaglia sulla riapertura dei punti di primo soccorso di Pescina e Tagliacozzo. La delusione dei sindaci della Marsica dopo il confronto in commissione sanità, nelle parole del primo cittadino di Scurcola marsicana, Maria Olimpia Morgante. Siamo con il sindaco di Scurcola, dunque diciamo che lei ha accolto un po' i sindaci lo scorso 1 giugno nella sala consiliare del comune, nell'incontro che ha dato un po' il via a questa battaglia dei sindaci della Marsica per la riapertura dei due PP. Ieri era anche lei presente all'emiciclo in commissione sanità, è arrivata una doccia gelata, se così possiamo chiamarla. Dopo il danno la beffa, perché veramente ci siamo sentiti ieri presi in giro e non rappresentati da un'istituzione regionale che dovrebbe tutelare a 360 gradi quella che è la salute dei propri cittadini. È stata una delusione perché intanto in diretta la smentita del dottor Testa riguardo l'apertura H12 dei presidi dei PPI di Pescina e di Tagliacozzo, e per correttezza il manager non ha voluto indicare la data di riapertura e quindi a data da destinarsi il giorno di mai nell'anno di poi. Non si può tenere un territorio di 130.000 e più persone così in balia del nulla, con un ospedale l'unico che è quello di Avezzano che è sull'orlo del collasso, perché sappiamo tutti quando ci reghiamo nel pronto soccorso di Avezzano quello che succede, i tempi di attesa quali sono. Quindi questi ospedali veramente sono di grande supporto all'ospedale di Avezzano, che servono veramente a drenare un po' quella che è l'occupazione poi del pronto soccorso di Avezzano. Abbiamo portato anche alla loro attenzione circa 12.000 firme, tra quelle raccolte, quelle cartacee e quelle online, quindi anche questa è una manifestazione, è una dimostrazione che la volontà popolare deve essere necessariamente ascoltata, perché è un bisogno oggettivo. E mentre si sono trovati soldi, milioni di euro per garantire posti letto, aumentare posti letto, aprire nuovi ospedali Covid dove c'è stato un solo ricoverato Covid in altre zone, questa zona è stata completamente dimenticata. L'assenza del governatore Marsilio e dell'assessore Verì ha privato un po' questa commissione sanità dell'aspetto politico. Alcuni sindaci, in particolare Iulianella, rimarcavano proprio l'importanza di allestire un incontro politico. C'è stata delusione anche sotto questo punto di vista, immagino. Sì, soprattutto perché sia il governatore che l'assessore Verì erano presenti in consiglio regionale, quindi significa proprio questa mancanza di correttezza istituzionale. Alla fine quello che si vuole fare dipende dalla volontà politica, e quello è mancato ieri, purtroppo è mancato perché non si sono proprio presentati. Ma rivado sempre indietro, alla nostra lettera neanche a quella ci hanno risposto, quindi non c'è volontà politica di voler incontrare e risolvere probabilmente questo problema.
Oltre 60 artisti e lavoratori del mondo dello spettacolo si ritroveranno per una live music a Teramo il 20 e il 21 giugno, un grande show musicale all'aperto, tra i primi in Italia, che animerà il quartiere San Berardo. L'evento è curato da Lectus Teramo e finanziato dai cittadini delle palazzine di Via Tevere. Un'imponente organizzazione che parte dal basso. Vediamo. Teramo, tra i primi luoghi in Italia, il 20 e il 21 giugno si svolgerà una live music all'aperto con oltre 60 artisti, ovviamente rispettando il distanziamento sociale e le norme di sicurezza. L'iniziativa è organizzata dall'Ectus Teramo e Città della Conoscenza Onlus, con il sostanziale contributo organizzativo, finanziario e di idee dei condomini 19-21 delle palazzine di Via Tevere e Via Pescara nel quartiere di San Berardo di Teramo, che hanno promosso una raccolta fondi tra i cittadini. Le strade, i giardini e gli slarghi di questa periferia teramana diventeranno così palcoscenici e teatri. Ai concerti che si susseguiranno nel corso delle due giornate si potrà assistere previa prenotazione dei posti. Abbiamo deciso di farlo qui, tra i palazzi dell'edilizia residenziale, nel quartiere dove siamo nati e cresciuti tutti. E soprattutto è la prima volta che riusciamo a mettere una kermesse di questo valore artistico oltre che organizzativo. È il primo grande live che si fa in Abruzzo dopo il coronavirus, è il primo del 2020 live. Siamo molto spaventati ma anche molto decisi a fare questo. Sarà questa la prima due giorni di musica e spettacoli all'aperto a Teramo dopo il lockdown, un'imponente organizzazione che parte dal basso e che si avvale del contributo del Conservatorio Braga e del Comune di Teramo e della sentita adesione degli artisti che hanno accettato di partecipare senza un cachet e solo con il rimborso delle spese. Un messaggio forte che si spera arrivi alle istituzioni. È incredibile come i cittadini siano stati capaci di organizzare un evento così importante. Sostanzialmente noi abbiamo messo insieme delle energie, ma i veri protagonisti di questa cosa naturalmente sono gli artisti che hanno accettato di partecipare al live senza un cachet, solo con il rimborso spese, sono tantissimi. E i cittadini dei condomini 19-21 di San Berardo, dai quali è nata l'idea, durante il lockdown tra i balconi, hanno cominciato a raccogliere fondi e il messaggio è forte, se lo abbiamo fatto noi, se lo fanno dei volontari, gli enti pubblici, le amministrazioni, le fondazioni che hanno soldi in pancia devono cominciare a tornare a spendere in cultura e in spettacoli, devono far vivere questo mondo che è un mondo che sostiene i nostri borghi, il nostro turismo. E la nostra emittente, grazie ad un accordo con il produttore abruzzese Daniele Baldacci della Blu Cinema TV, trasmetterà in esclusiva due opere cinematografiche dal titolo Pasolini, Poesia e Sangue. Questa sera alle 21.15, Corpo, domani sera alle 20.30. Ed è proprio di oggi la notizia che il cortometraggio Corpo, ritenuto dal MIBACT di interesse culturale nazionale, che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Flaiano Scrittura e Immagine, sarà finalista al Košice International Film Festival. Due cortometraggi dimostrano che girare film è un'attività viva e prolifica anche in Abruzzo. Dalla produzione alla regia, infatti, gli artisti che si celano dietro Corpo e Pasolini, Poesie e Sangue sono tutti abruzzesi. Sono due percorsi paralleli ma differenti fra loro. Parliamo di un cortometraggio di un giovane autore abruzzese che è riuscito a approdare al Ministero dei Beni Culturali, sezione cinema, con un'audizione molto selettiva. Prendono pochissime opere. La sceneggiatura e il soggetto sono piaciute molto e hanno deciso di insignirlo dell'interesse culturale nazionale, che è la cosa più importante che si possa attribuire a un film. Sono molto contento per il giovane autore perché questo gli ha dato la forza di potersi confrontare dopo per lui per la prima volta con un set professionale e quant'altro, con una regista, con un'attrice professionista come Tiziana Bagatella, e quindi è stata una grande scuola per lui, una grande opportunità. Per me seguire tutto come produzione è
stato altrettanto interessante. Corpo è un girato pieno di suspense, che parte dall'inquietante ritrovamento di un cadavere per poi dimostrare nelle contraddizioni della psiche umana che non tutto è sempre come appare. Il film ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Flaiano per scrittura e immagine. Alla fine si scopre cosa realmente stiamo raccontando. Per buona parte del racconto chiaramente si ha un'impressione completamente diversa, e mi fermo qui proprio per non fare spoiler. È un principio che poi regola il funzionamento di molti cortometraggi, perché si monta in qualche maniera una tensione verso la scoperta che poi si risolve soltanto nella conclusione del lavoro. Il corto cerca di in qualche maniera cerca di far entrare il pubblico in quella che può essere la percezione, ecco perché parliamo del cadavere, per spiegare poi come questo problema mentale in realtà agisca e come vada a trasformare quella che è la percezione dell'individuo. Riuscire a trovare una chiave che fosse il più possibile fruibile non è stato semplicissimo, però è stata una bella sfida, è stata una bella sfida di scrittura, è stata una bella sfida anche poi di regia, quindi valsa comunque la pena affrontarla per quella che era, perché poi sempre, come dire, dalle sfide nascono alla fine le soddisfazioni più importanti, secondo me. Anche Pasolini, Poesia e Sangue, ha già ricevuto il plauso della critica. Il film scaturisce da un'inchiesta giornalistica e si propone di far luce su alcune ombre che ancora oggi aleggiano sulla morte del celebre scrittore Pierpaolo Pasolini. Abbiamo depurato quell'indagine a tutte le scorie, le invenzioni, le creazioni, le assurdità che sono state dette in questi anni, cioè tutte le piste sostanzialmente indimostrabili, e alla fine abbiamo proposto una spiegazione e i nomi di tre persone presenti quella notte, oltre a una ricostruzione molto precisa della dinamica dell'aggressione a Pasolini, nella quale siamo andati ad individuare e a spiegare alcuni elementi che non erano stati o individuati o spiegati precedentemente. Pasolini, Poesia e Sangue è un prodotto sperimentale, fortemente voluto da me e il regista e autore Fabio Sanvitale, si è distinto per una serie di scelte tecnico-narrative che utilizzano molto la computer grafica 2D per narrare un elemento e una vicenda molto importante. La innovazione tecnologica andava di pari passo con l'innovazione investigativa da parte del criminologo Fabio Sanvitale e dell'autore del libro Palmigiani, perché hanno praticamente riaperto il caso, per cui c'è stato questo parallelismo fra l'innovazione tecnologica e l'innovazione investigativa. Dopo aver sbancato a festival e concorsi, i due film saranno ora dati in pasto al grande pubblico, a partire proprio dai telespettatori abruzzesi. E dunque stasera assolutamente da non perdere alle 21:15 sulla nostra emittente Pasolini, Poesia e Sangue. Cambiamo argomento adesso. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha firmato ieri l'ordinanza con cui approva il protocollo per i centri e i circoli sportivi. Fanno discutere però le modalità con le quali tornare a praticare l'attività di base. Tirare verso il canestro indossando i guanti, provare a recuperare un pallone senza andare al contrasto e senza marcare a uomo, lasciano interdetti alcune delle nuove modalità per la pratica sportiva, ma tant'è. Lo sport si adegua alla presenza del Covid e per farlo scende a compromessi, tornare in campo ma limitando il rischio di contagi. Certo, così non è il massimo, roba da storcere il muso, ma riattivare i centri sportivi, riavviare la pratica di base è intanto un altro segnale di ripartenza. Si torna a fare sport in Abruzzo con l'ordinanza firmata ieri e subito efficace dal presidente della regione Marco Marsiglio, che dà il via libera per alcuni degli sport di squadra più apprezzati: calcio, calcetto, pallacanestro, pallavolo e quel beach volley tanto in voga proprio nella stagione estiva. La regione Abruzzo ha approvato il protocollo di sicurezza per i centri e i circoli sportivi, che fa leva sulle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno molto discutere però le modalità
modalità di gioco, divise in due parti. La prima riguarda calcio e pallacanestro. Tra le prescrizioni si indica che il tocco del pallone con le mani è consentito solo se muniti di guanti, e questo per chi gioca a basket è un bel problema, visto che palleggiare, passare e soprattutto tirare richiedono sensibilità nel contatto col pallone. Particolari anche le prescrizioni che incidono molto sul calcio, che invocano il divieto delle scivolate, della marcatura uomo e la possibilità di recupero del pallone solo con l'intercetto e non tramite contrasto. Particolari che snaturano, e non di poco, queste pratiche sportive. Meno impattanti le misure per pallavolo e beach volley, che di natura non sono sport di contatto. Qualche dubbio è sorto circa l'utilizzo dei guanti durante una partita, ma un'attenta lettura del punto A dice che gli atleti indosseranno guanti igienizzabili prima e dopo la pratica sportiva, dunque non durante, quindi si potrà giocare senza guanti. Il divieto di invadere il campo opposto è poi previsto dalle regole stesse di pallavolo e beach volley. Resta per entrambi i blocchi il divieto di recupero fisico da seduti o sdraiati nell'area di gioco e soprattutto il divieto di sputare o starnutire a terra, cosa possibile solo in un fazzoletto. È fondamentale l'autocertificazione che i centri e i circoli sportivi sono obbligati a far firmare a chi si appresta a fare pratica sportiva, nella quale dichiarare lo stato di buona salute e di non esposizione al Covid. L'accesso al centro sportivo sarà possibile solo dopo misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a 37,5 gradi. Tutti i materiali utilizzati, palloni, porte, reti, canestri, vanno igienizzati al termine di ogni utilizzo. Il centro sportivo dovrà chiudere entro la mezzanotte e sarà sottoposto a sanificazione periodica e pulizia quotidiana. Restano poi tutte le precauzioni arcinote per limitare il contagio prima e dopo l'attività sportiva: arrivo contingentato, distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione frequente delle mani. E venerdì nuova tornata di tamponi e test sierologici per i calciatori del Pescara, che poi sabato pomeriggio sosterranno un test in famiglia a porte chiuse al Poggio degli Ulivi. In vista della ripresa del campionato, il tecnico Nicola Allegrottaglie dovrà risolvere il rebus centravanti anche a causa del nuovo stop di Tumminello. Le prime due partite alla ripresa del campionato saranno fondamentali. Tutti d'accordo nell'ambiente bianco-azzurro sul peso specifico che il match dell'Adriatico Cornacchia contro la Juve Stabia e la trasferta di Pisa avranno nell'economia del finale di stagione del Pescara. Due scontri diretti, perché sono due compagini che hanno un punto in più del Delfino, e il quadro sarà ancora più chiaro dopo il recupero di Ascoli Cremonese fissato per il 17 giugno. In questo caso due compagini a ridosso dei bianco-azzurri. A ben guardare la classifica, il primo obiettivo della squadra di Allegrottaglie è evitare i play-out, che sono a 3 punti di distanza. Solo in caso di un buon impatto sulla ripresa del torneo sarebbe possibile rialzare le mire verso i play-off, distanti 6 punti. Ma a regnare ora come ora deve essere la prudenza, perché non è possibile sapere quali saranno sulle squadre le conseguenze di una sosta così lunga. E poi il Pescara ha una incognita in più: l'attacco. Si contava molto sul recupero di Tumminello, non subito al 100% visto il grave infortunio dal quale veniva, ma il suo innesto anche part time sarebbe stato corroborante in un ruolo, quello del centravanti, che non ha portato tanti gol al Pescara. Il nuovo stop, con tanto di stagione praticamente finita, impone ora Allegrottaglie di trovare un nuovo riferimento certo al centro dell'attacco. Sarà quel Riccardo Maniero, che ha vissuto una stagione altalenante con più bassi che alti? Sarà il baby Gennaro Borrelli, che ha avuto un buon impatto a ottobre e novembre prima di subire un calo e vedere limitato il proprio minutaggio? O sarà Valery Bojinov, la cui tecnica e classe non è in discussione, ma che ha bisogno di dimostrare di aver recuperato una condizione fisica accettabile in queste settimane di lavoro? Premesso che le tante partite in pochi giorni, al netto di contrattempi Covid, creeranno spazio un po' per tutti, servirà comunque un punto di riferimento. Cristian Galano è stato l'uomo in più e dal Robben delle Puglie ci si aspetta la continuità in termini di finalizzazione mostrata fino a febbraio. E poi si attende Manuel Pucciarelli, il giocatore giunto in riva all'Adriatico per far dimenticare Macin in termini di giocate, fantasia e gol. Un infortunio beffa nel primo giorno di allenamento, una lunga guarigione. Ora l'ex Chievo è pronto e su di lui è lecito puntare, anche in vista di una conferma per la prossima stagione. Intanto la squadra continua a lavorare, oggi seduta mattutina, venerdì doppia seduta di allenamento e nuovo round di tamponi e test sierologici. Sabato pomeriggio, ovviamente, a porte chiuse, test in famiglia al Poggio, dopodiché scatterà la settimana tipo che porterà alla partita con la Juve Stabia.
E scatta invece domani alle 13 il raduno del Teramo per preparare i playoff. Squadra, staff tecnico e dirigenziale si ritroveranno al Bonolis per essere poi sottoposti ai tamponi che saranno ripetuti ogni 4 giorni, mentre il 15 giugno saranno effettuati i test sierologici da replicare ogni 14 giorni. Da venerdì inizieranno a porte chiuse gli allenamenti individuali e solo dopo l'esito dei primi test molecolari e sierologici si passerà a quelli in forma collettiva. Intanto la Lega Pro ha ufficializzato le date dei playoff, la gara del primo turno si disputerà mercoledì 1 luglio e il Teramo aspetta l'esito della finale di Coppa Italia di categoria fissata per sabato 27 giugno, quella tra Ternana e Juventus Under 23, per conoscere l'avversaria da affrontare che potrebbe essere il Catanzaro oppure la Virtus Francavilla. Il secondo turno dei playoff si disputerà domenica 5 luglio. La finale per l'ultimo posto, il quarto che vale la Serie B, è prevista per mercoledì 22 luglio. E con questa notizia noi chiudiamo l'edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.